indossavo questa mentre la guardavo, e devo dire, e devo dire che anche l'altra volta che Vlaovic fece un bel gol indossavo questa casualmente, quindi a sto punto me le guardo così. Dusan Zampini guardia, buon lunedì, cosa giustamente dice, mercoledì giusto, questo mi sembra un assaggio, un buon inizio visto che abbiamo giocato ieri, è mercoledì. Allora ragazzi, come state? Tutto bene? Piaciuta ieri? Molto, cioè, a me è piaciuta ieri? Sì, no, ma ieri c'eri? È andata con... Si stava bene? Sì. No, sono distrutto dal freddo, infatti sono a pezzi oggi. Ma quanti gradi era? Ah, secondo me non più di uno, ma è quel freddo che ti entra proprio addosso, poi rimani, vabbè, comunque, non lamentiamoci, dai, la stagione è questa, bisogna accettarlo. No, è stato molto importante vincere come si è fatto, perché queste sono gare che una volta davvero la Juve le portava a casa nel tunnel, avevamo perso, no? Questa usanza, questi usi e costumi erano stati smarriti, e ieri ho avuto la sensazione che con i tempi giusti per sbloccarla, per chiuderla, per gestirla, la Juventus l'abbia gestita come si dovesse fare. Quindi è importante, è davvero importante. Ieri secondo me era una gara un po' spartiacque, perché la vinci, inizi a migliorare i modi di giorno di ritorno, se non la porti a casa, Sassuolo, no? Le quattro pere che hai preso dal Mappè, quindi è andata bene. Ci è piaciuto, ora ne parliamo. Ovviamente abbiamo poi anche le pagelle di Lucone Monblano. Mi piace avere con Agresti le pagelle di Lucone Monblano. Lo sfondiamo, Romeo, lo sfondiamo proprio. Monblano lo ribaltiamo oggi. Cioè, sto già carico per sfondarlo. Allora, ragazzi, io volevo un attimo cominciare, perché dopo non mi interessa molto il tema, perché abbiamo tante cose da dire di Juve, la partita di ieri. Andiamo già poi verso Lecce, mancano solo 3-4 giorni. Il mercato, capire se quello che ha detto Giuntoli, la frase di Allegri, credo che abbia comunque fatto parlare tanto. Ragioniamo come l'avete vissuta voi, come non l'avete vissuta. Io volevo fare una piccola introduzione sul tweet che ho fatto oggi, ma non perché voi dobbiate conoscere il tweet, ma proprio per chi anzi non ha tweet. Ciao Francesca Mascolo, ciao! Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao! Romeo Agresti chiama Pischellame Romeo Agresti, Romeo Agresti chiama donne, chiama Romeo Agresti. Oggi proponiamo tanta roba, oggi proponiamo. Allora, Francesca, chiedo anche a te, intanto ti è piaciuta ieri? Sei divertita? La Juve? Certo, tantissimo, ieri veramente tanto, mi sono molto divertita. Allora, ora ci andiamo, tanto parliamo di tutto. Dicevo, facevo solo una premessa per togliermi il tema, perché ragazzi è uscito, come sapete, un articolo sul Fatto Quotidiano ripreso da Calcio Finanza e altri sugli affari della Curva Nord dell'Inter. Ora, premesso che io non ne so nulla, che non sappiamo nulla, che molto probabilmente non ci sarà alcun tipo di reato, che non è un modo di parlare così, è molto importante. Direi che è la cosa più importante in assoluto. Però qual è il tema? Non c'era nessun reato neanche su quello che aveva fatto la Juventus. Questo è il vero punto, no? Che io continuo a dirvi e poi sono ripetitivo e mi dicono, e lo dico io per primo, che dico e scrivo sempre le stesse cose. Cioè, ragazzi, sono temi su cui non si discute, cioè, io lo ripeto sempre. Poi ovviamente chi vuole interrompermi o contraddirmi, intervenire, me lo dica, ma so che è ripetitivo, ma va detto sempre di più. Questa è una cosa dove all'interno ci sono parlamentari, europarlamentari, dirigenti, ripeto, nessuno indagato, curva, malaffare, controllo del giro di Bagarini, non di Bagarini, ripeto, questa è l'inchiesta, non sto dicendo che ci siano responsabilità, tantomeno penali, non lo so e spero di no, e come giusto che sia, non sto leggendo tutti i giorni nomi, intercettazioni e cose, come giusto che sia e come piace a me. Però, ragazzi, la questione curve, infiltrazioni, che io ripeto, a Roma, sento da quando avrò 10 anni, su violenza, su intimidazioni, da quando sei bambino veramente ti raccontano, no vabbè, la vita in curva non sai cos'è, anche perché poi sappiamo tutti che c'è un mondo ultras, Romeo ha vissuto le curve, c'è un mondo ultras iper passionale, entusiasta. Io ho fatto una presentazione a Torino in una sorta, quelli di Via Filadelfia, in una sorta di tana proprio di tifosi da curva, proprio così, ed è stato un ambiente caldissimo che trovo raramente, di cuore bianco-nero, ed è stato un sogno farla, quindi premetto, non è una generalizzazione, ma esistono queste infiltrazioni. Allora, ripeto, come abbiamo detto, per le telefonate dei designatori, che nel 2006 indignavano, mentre nel 2010 finivano a pagina 28 e il libro le ricostruisce, mi spiace dirlo, ma qua non gioco, qua davvero questo è il vero tema unico del libro, il vero tema è questo, è capire che l'ossessione italiana comporta che una vicenda sulla Juventus, che sia Calciopoli, che sia le plusvalenze, che sia le infiltrazioni,
finisce in prima pagina, sui giornali normali, intendo non sportivi, sui giornali politici, finisce lì e ne parla la gente al mercato, al supermercato, il TG5, il TG1. Le altre squadre, comprese Inter e Milan, non ci finiscono, non interessa il paese. I miei amici romanisti, a parte che oggi hanno altro cui pensare, non sanno nulla, non gli frega nulla di questa vicenda della Coppa dell'Inter. Su quella della Juve sapevano assolutamente tutto, perché Giuseppe Alberto Falci, Corriere della Sera. Ciao. Buongiorno a tutti. Che classe, che classe. Giuseppe, sto introducendo sul fatto di questa cosa della curva dell'Inter, no? Per dire, senza dare alcuna responsabilità, avrei letto qualcosa forse dal Fatto Quotidiano, Calcio Finanza, su infiltrazioni e tutto il resto, ci sono anche dei politici peraltro, Giuseppe, visto che tu ti occupi di politica in mezzo, senza dare sentenze di colpevolezza, e dicevo, queste cose senza Juve non finiscono in prima pagina, non interessano il paese, e questo comporta, poi come noi lo vediamo nel piccolo caso, nei casi arbitrali lo vediamo, ma su tutto c'è la percezione sulla Juve, ti fanno ancora le battute sull'Andrangheta, che la Juve ha chiuso totalmente illibata e semmai parte lesa dal punto di vista penale, ti fanno le battute sull'Andrangheta, ti fanno le battute su Suarez, pure se la Juve esce completamente prosciolta prima ancora di avere un processo, la Juventus, te le fanno lo stesso perché sei finito per un mese e mezzo in prima pagina. Calciopoli sappiamo tutto, non la voglio riaprire, veramente chi ci ha voglia si compri e si legga il libro, sono tutte ricostruite queste cose. Calciopoli nel 2006 sembrava che dire a un designatore, ma quindi chi metti in griglia, metti quello, ma no, quell'altro no, nel 2006 sembrava una sorta di corruzione aggravata, nel 2010 dire al designatore, ma quell'arbitro è ora che sblocchi la casella delle vittorie con noi e non con noi, gliel'hai detto, sì, ho messo in forma Trefoloni, ho fatto... Queste frasi qua non fregavano niente a nessuno, e questo comporta che il paese, ripeto, io sono a Roma, i miei amici romanisti non sanno nulla della telefonata, hai messo in forma quell'arbitro, oppure devi sbloccare lo score 4-4-4, 5-4-4, non sanno nulla di questa vicenda, non sanno nulla del resto, e questo falsa completamente la percezione del calcio italiano. Per questo io dico, la Juventus è l'unica ossessione. E sono geloso quando vedo le polemiche sull'Inter, sugli arbitri, così, perché la Juve è l'unica che finirà in prima pagina per queste vicende. Igor Barbazza, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Scusate, ma ho avuto problemi, non riuscivo a collegare la videocamera, il microfono. Stavo concludendo un'introduzione, Igor, che non parlava della partita di ieri, ma si riferiva alla vicenda della curva dell'Inter, ripeto, senza dare alcuna sentenza di infiltrazioni, rapporti con i deputati, rapporti con quello controllo, dico... Di vari giri e cose del genere, che ribadisco, come ha scritto benissimo Giovanni Capuano, ha detto sono cose che già conosciamo su altre curve, da sempre ce ne sono tante, ma una è finita in prima pagina per mesi, e lui ha detto l'anomalia è quella, perché per il resto non è mai fregato nulla a nessuno, e il report non l'abbiamo ancora visto occuparsi di questa vicenda qua, dopo i titoloni, proprio su Marotta e altre cose ai tempi d'oro, non frega nulla a nessuno. Ragazzi, ricordatevi, lo dico anche a voi juventini che ci guardate quando pensate ma gli arbitri ora tocca all'Inter, così non c'è mai paragone, non finisci mai sulla prima pagina del Corriere della Sera di Giuseppe Falci se sei Milan, Inter, non solo squadre di minor rango, ma anche Milan, Inter, non finiscono mai, non frega a nessuno se l'Inter fa 80 milioni di plusvalenze, se l'Inter su un giocatore che vuole comprare sente l'università forse per fare un esame in modo accelerato, non frega nulla a nessuno, fidatevi di me, mentre là l'hanno fatta passare come se il paese si dovesse fermare, non interessa a nessuno. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, sono ben contento anche di essere contraddetto, se siete d'accordo. No, io aggiungo che anzi adesso ci sono media che invitano giustamente tifosi interisti che fanno appelli per abbassare i toni, no? Non dire certe parole, tra cui rubare, ladri, quindi... Ecco, è una situazione un po' ribaltata, fa un po' ridere perché prima certe cose non accadevano quando, insomma, era la Juve al centro dell'attenzione. Quindi è tutto molto... Aspettate che ci dicono che è saltata la diretta, vediamo un attimo. Ha chiarato il canale, chiuso la diretta? Vediamo un po'. Non ci vedete? Frizzata, vediamo se torna. Io continuo a vedervi, ci vedete o no? Vi vedo. Non è saltato niente. Io vi vedo, funziona, saltata, ci siamo. Vabbè, ragazzi, ci vedono, ragazzi, ci potete vedere. È saltata solo andiamo... Nicole, ma in guerra qualcuno lo perdi sempre, quindi... Esatto, è tutto sommato.
tutto sommato, dici, va bene. E, allora, aspetta, funziona o no? Ok, ok, io perfetto. Va bene, molti la vedono, ragazzi, riaggiornate. Sì, fate, sì, ci siamo, ci siamo. Non so cosa dire. Allora, perfetto, saltata Nicole, saltata Francesca, ma che è un sogno che parliamo tra uomini tutto questo? No, non lo so, chiedo a Romeo, Giuseppe e Igor, tutti e tre, da vari punti di vista potete dire la vostra su questo, se vi interessa il tema, se no ovviamente passiamo. Io volevo dirlo all'inizio proprio per non interrompere dopo. Ma no, dai, il tema, comunque il tuo discorso è molto chiaro, poi c'è sempre una percezione differente a livello di sentimento popolare. Quando l'argomento coinvolge direttamente o indirettamente la Juventus, sono rimasto anche io un po' colpito oggi dal lancio del fatto. Poi onestamente non ho letto l'articolo, ma avevo capito tramite i titoli di cosa si trattasse e sono curioso di vedere il prosieguo, cioè come verrà, no, trattato l'argomento dai media nel corso delle prossime puntate. Un'idea già ce l'ho, lo spoiler credo che l'abbia già fatto, niente, questo è, cioè ormai siamo talmente assuefatti come vengano trattati determinati argomenti, che mi sorprenderebbe moltissimo se invece venisse dato il giusto risalto, il corretto risalto, per fare chiarezza e poi senza essere subito a puntare il ditino, no? Però come si pretende quando c'è di mezzo la Juventus che venga fatta sempre chiarezza, molte volte vengono anche esasperati concetti laddove non dovrebbero proprio esistere, sono curioso di vedere cosa succederà. Scusa, Nicole voleva dire qualcosa, poi sento anche Giuseppe Igor su questo, ripeto, un'introduzione, però, ragazzi, tanti dicono che funziona, su, quindi dai, provate a aggiornare, cambiate device, insomma, riuscite a vederci. Vai, eravamo 3.000 già all'inizio, e boh. Va bene, vai, Nicole. No, non so quanto sia sentito, perché poi... Fortunatamente poco, quindi fortunatamente poco, okay. Quindi vai, vai, no, scherzando. Che ora, al contrario, i media tendono ad abbassare i toni, ma giustamente, perché a tutti noi piacerebbe, no, un ambiente, un contesto del genere. Quindi si invitano anche i tifosi dell'Inter a fare questi appelli per non usare certi termini, per insomma essere tutti più sportivi. Quindi bello se ci fosse stato un clima, e anche negli anni scorsi quando vincevamo noi, ecco, tutto qua. Vai, Romeo, allora ha parlato, se vuoi Giuseppe, se ti interessa dire qualcosa. Ma guarda, io del tuo discorso sottoscrivo anche le virgole, se mi posso permettere, e secondo me poi al netto di quello che succederà su questa vicenda c'è un problema, faccio un mea culpa, faccio una critica, diciamo, alla classe giornalistica. C'è una classe giornalistica che, ti devo dire la verità, è molto ossessionata dalla Juventus e soprattutto ci sono un gruppo di giornalisti che continuamente, diciamo, ritornano sulla questione. Ora, adesso alcuni sono stati pure un po' marginalizzati, però è chiaro che ci sia questa cosa. E poi leggo una cosa. Sì, è l'ultima ora che Romeo Agresti ha denunciato Giuseppe Alberto Falci per stalking. E tutti, non sarebbe limitato a me. Lo fatti tu hai, Beppe, ora parli con i miei legali, non più con me. Avrebbe iniziato a chiamarlo ripetutamente anche nel cuore della notte, ce lo dice Davidello ed è una notizia. Ne diamo. Giuseppe, hai qualcosa da dire? Pensi di difenderti in qualche modo? Oppure confermi o smentisci? Te ne occuperanno i miei avvocati. I tuoi legali, giustamente, hai ragione anche tu. Vai Giuseppe, no, scusa, continua. Questo e chiudo. Cioè, ovviamente il processo mediatico nel caso della Juventus funziona meglio, perché è una narrazione, è un po' come quando, facendo un parallelo politico, c'è stata, diciamo, c'è stato il processo mediatico che ha riguardato tutta la classe dirigente della Prima Repubblica, perché poi lì, certo, non c'era soltanto diciamo chi si prendeva le mazzette o chi, diciamo, ma c'era anche una classe dirigente che era formata ed è stata, diciamo, ammazzata da un pezzo, diciamo, di procure italiane che poi hanno spianato la strada ad un'altra classe dirigente, in particolare a chi non aveva avuto, diciamo, ruoli nella prima parte della Repubblica Italiana. Dopodiché, secondo me non succederà nulla, cioè fin quando se non emergeranno, ho visto anche quella vicenda che riguarda Arnaudovic, la discoteca, l'Hollywood, molto circoscritta a siti o comunque a cronache locali, già se fosse successo a uno dei nostri avremmo avuto l'apertura anche del mio giornale. Ecco, io Giuseppe posso dire che ho risposto in alcune trasmissioni a lungo su Cristiano Ronaldo, che in tempo di Covid era andato a farsi il weekend in montagna, oltrepassando, bravo, forse la zona, bravo, cioè, il bravo. Che ribadisco,
non va bene, ma siccome io non sono il giudice morale di questo mondo e per il resto c'è la magistratura, a me dove rispondere un'ora che lui avesse fatto aprire perché, sai, hai miliardi di euro e magari riesci a trovare il modo e l'importanza che hai di fare aprire un locale chiuso quando non si può, ma ragazzi, però non mi pare un tema la trasmissione sportiva. E ho dovuto rispondere a lungo sulla moralità, sulle cose. L'esempio che hai fatto tu è ottimo, ricordiamo cos'è Giuseppe, un esempio, quello che si è detto, cos'è capitato, lo vuoi raccontare tu Giuseppe questo di Andrea? No, la conosco vagamente. Ok, praticamente il succo è che nelle accuse, quindi non sappiamo neanche se è vero, in un locale milanese, un importante locale milanese, due giocatori dell'Inter avrebbero preteso il telefono di un avventore che secondo loro avrebbe ripreso non si sa bene cosa. Lui ha detto che non aveva mai ripreso, dice che l'hanno obbligato anche a urlare cose contro il Milan, contro quello, insomma in un modo un po' aggressivo, e hanno ricevuto, credo, una querela o qualcosa di... Però io non lo so se è vero, se è successo, però come dice Giuseppe, ripetiamolo, anche sugli ultra la Juve aveva zero problemi dal punto di vista penale, anche su Suarez la Juve è stata totalmente prosciolta. Il tema è, parlo dell'informazione ora, come si danno certe notizie. Se leggiamo ogni giorno 200 intercettazioni di questi dirigenti dell'Inter, il politico, la cosa ci impressiona in un modo, se leggiamo in prima pagina. Se leggiamo un giorno, dopo sei mesi di indagine, sul sito del Fatto Quotidiano, qualche riga ripresa da Calcio e Finanza, e non sappiamo altro, come è giusto che sia, ripeto, l'impatto su popolare è completamente diverso. E questo vi garantisco, funziona così. Io dico dal 2006, ma molto prima. Funziona così da molto molto prima. C'è un motivo se Zeman parla di farmaci troppo diffusi in Serie A, pur facendo dei nomi, e ci sono, e c'è una procura sostanzialmente che si muove realmente e poco altro intorno. C'è un motivo, e il motivo è sempre lo stesso. Non sottovalutate mai l'impatto mediatico. Comunque, non so se Giuseppe volevi finire. Rispetto a Zeman aggiungo una cosa. Qualche giorno fa ha avuto da ridire pure sulla partita con la Next Gen, ovviamente citando errori arbitrali, sottolineando errori arbitrali. Non credo che questa cosa il signor Zeman la faccia quando gioca contro il pizzichettone, capito? Cioè, peggio ancora. Cioè, ha detto la Juve si deve salvare, quello era il concetto. Esatto, quindi tutto questo ti fa... La cosa che mi scandalizza è che tutto è lecito contro la Juventus e che non ci sia nessuno, a parte la Ricasi, come adesso tu hai ricordato Giovanni Capuano, che è un giornalista di un'università intellettuale pazzesca, io sono un suo grande fan, come del resto lo è Sandro Sabatini, che è un altro che... No, però tutti amici qua anche di Juventus, anche se non Juventini. Dopodiché c'è un populismo diffuso e si cavalca appunto il sentimento popolare. È un po' quello che, se vogliamo riavvicinare, fare sempre un parallelo politico, un po' quello che è successo con il fenomeno della casta, no? O certo, col grillismo. Certo. È la stessa cosa. È la stessa cosa, adesso nessuno, appena un politico viene immortalato davanti a un piatto di pasta in un ristorante più o meno, diciamo, blasonato, viene subito, no, tacciato di utilizzare i soldi pubblici per mangiarsi una matriciana dal bolognese, no? O da... È così, la stessa cosa. E poi vai dal bolognese e mangia una cosa bolognese, no? Anche... Esatto. Anche proprio logicamente, sentiamo se Igor o Francesca hanno qualcosa da dire, se no passiamo al calcio. Igor, dimmi se ti interessa, se no. Avete detto tutte cose giustissime, io l'ho sempre detto scherzando, ma non troppo. Noi siamo comunque una società fatta di persone poco raccomandabili storicamente, da sempre, i dirigenti che arrivano da noi di conseguenza e poi vanno nelle altre società e diventano i migliori dirigenti al mondo nel calcio, e questo fa un po' sorridere. Io sono d'accordo con te, è semplicemente un fenomeno mediatico, no? Io parlo della Juventus e ho visibilità. Se vi ricordate, il presidente della Fiorentina non fece neanche in tempo a mettere giù il piede dell'aereo appena arrivato e subito sparò a zero contro la Juve. E funziona così, però tutto sommato da tifoso Juve io sono anche contento. Ecco. Sì, sì. Di altre squadre, bravissimo, io penso che... Io voglio essere sincero, forse sono megalomane io, sono presuntuoso, tu lo vuoi, ma va bene tutto... Però quando parlano di me come società, di me come squadra, di me, vuol dire che io sono grande, vuol dire che la cattura penso. L'attenzione. E quindi a me fa anche piacere, io sono contento, dico la verità. La penso esattamente. Ho detto di essere nato Juventino, ringrazio quei due poveri cristi che mi hanno messo al mondo, che mi hanno dato
mi ha dato questa passione che è quella del calcio. T'ha dato pure la J all'inizio. Volevo entrare, ho scritto Igor con la J di Juventus, perché tutta la vita continua a dire Igor, però con la J di Juventus. Quindi un fangassero e io continuo a godere, vivo in erezione da una vita, sono contento. Allora io veramente una cosa che ha detto Igor, lo sapete, la penso molto profondamente, la mia tesi che ci sia una società e le altre tutte uguali, poi chi molto molto vincente, il Milan è una squadra, ragazzi, clamorosa in Europa, voglio dire, e non solo, anche in Italia, l'Inter ha vinto tanto, cioè sono squadre che hanno avuto campioni pazzeschi, cioè prima ancora che nascessimo noi, quindi voglio dire, non nessuno deve sminuire nulla, ma nell'immaginario collettivo, ripeto, io parlo a Roma, dove hanno gli stessi motivi per essere arrabbiati con l'Inter, che ha soffiato loro un paio di scudetti sul finire, nel post calciopoli, in modo anche un po' fortunato, e la Juve altrettanto, ma 40 anni fa però, perché dopo duelli con la Roma fino all'ultima giornata non ne ricordo, e vi garantisco che a Roma conoscono perfettamente tutti gli episodi, le telefonate che riguardano la Juve, non sanno nulla, non gliene frega nulla. Quando parlo con un mio amico, cioè, hanno mai visto che la curva, dico, vabbè, ma che ci frega, dai, pensiamo all'arbitro, che a voi non c'è modo. Questa era l'idea da cui è nato, ora veramente questa era l'idea da cui era nato il libro, peraltro è rimasto in evidenza questo messaggio e non riesco a toglierlo, Albe Bianconero, non so perché resterà in evidenza il tuo messaggio tutta la puntata, ma mi spiace davvero, perché mi piacerebbe dare spazio anche agli altri. Boh, vabbè, comunque resterà là per un bel po'. Scherzi a parte, io direi di andare anche al calcio, se Francesca vuoi chiosare, ma se no fatemi andare anche al calcio, Francesca, tutte queste cose le senti. No, vabbè, è una piccola, la solita mia chiosa, cioè tu, Massimo, cioè, capiamo che tu debba, no, sponsorizzare questo libro sempre e comunque in qualsiasi momento. Ti sentiamo male però, Francesca, ti sentiamo male, su e giù ti sentiamo. Allora devo provare a cambiare tutto. Ora meglio, forse ora meglio, vai, prova. Ok, no, dicevo che tu ovviamente devi sponsorizzare questo libro sempre e comunque, però abbiamo un po' le spalle larghe ormai, no? Le spalle, ormai siamo troppo corazzati su questa cosa, cioè ne parli come ogni volta se fosse una novità, ma... Allora, Fra, intanto ti invito a cambiare realmente qualcosa, perché si sente su e giù come parli, la visione, la visuale è buona, la connessione sembra buona, però non sentiamo bene. Però no, su questo che dice Francesca, tutti siamo convinti di saperlo, e lo so, ma primo, io finché non le ho messe per iscritto, tante cose non le ricordavo, perché tanti mi dicono mi sto innervosendo leggendolo, perché non te le ricordi tutte una dopo l'altra. Ma questo, al di là del libro, io sono convinto che molti juventini nelle polemiche arbitrali attuali sull'Inter abbiano pensato, vedi che bello, ora tocca a loro. Io vi ho continuato a dire, non c'è paragone, c'è quel lunedì, quel martedì, c'è un periodo dopo 3-4 episodi di fila così, ma non è una cosa che finisce sul Corriere della Sera, a proposito di Giuseppe Falci in prima pagina, è una cosa che rimane molto sui social e nelle battute tra noi, non c'è nessun altro che si occupa, ma come è giusto e sano che sia, mentre il problema della Juve, vai Igor. No, dico, dopo che vi siete stressati a leggere il libro di Zampini, c'è comunque il mio... che vi porta un po' di sogno, è un sogno, cioè, aspetta, chiedo a Stefano se può, se può inquadrarlo, aspetta, resta un attimo così Igor, fallo vedere bene che Stefano è in regia, noi non lo vediamo qua da streamer ma lo vedono su Twitch, se lo puoi mostrare bene, oppure poi cerchiamo la copertina e la mettiamo bene, era tutta campagna, è tuo Igor? Bello. E raccontaci un po', cos'è? Vedimi, non sono venuto a fare pubblicità al libro. No, però diccelo, diccelo. No, è tratto dal nostro spettacolo che stiamo portando in tournée da 2 anni e mezzo. Racconta un po' quelli che sono gli usi, sono stati gli usi delle tradizioni venete, del territorio veneto, molto simpatico, molto leggero, molto divertente. E quindi io mi sono permesso di fare una battuta. Perché cambiamo tema, scusa. Ma dopo aver letto, dopo essere stressato, i tuoi libri sono belli, però mi rendo conto che sono anche impegnativi. Allora uno dice un po' di leggerezza, va a fanbrodo, leggo, era tutta campagna di Igor Barbazza e Davide Stefanato. Ma una cavolata. Bello, prendiamolo. E lo so che non sei venuto qui per questo, però prendiamolo. Se devo scegliere uno dei due libri, perché due? Sono tanti, sono diversi. L'altro è molto più allegro e divertente. Questo forse è un po' più completo e maturo. Dovremmo venderlo in coppia, Massimo. Dovremmo venderlo in coppia.
Bravo, andiamo in... Ah, dei due libri tra me e te, scusa, io pensavo, no, no, io pensavo 3000 giorni di questo, tra me e Igor, ragazzi, se giù, è la coppia perfetta, ragione Igor, uno più leggero e divertente, uno, dai, prendeteli entrambi, su. Ma letto che va letto dopo il tuo, capito, va letto dopo il tuo. Quanto ve la tirate, ok, allora, dai, basta, abbiamo, ci siamo capiti, no, dicevo però, per chiudere, Francesca forse non ha sentito la risposta, dicevo, secondo me non siamo mai abbastanza vaccinati, cioè pensiamo di sapere tutto, ma a volte crediamo alla favola del vabbè, ma chi è primo? Ci sono polemiche, se sei, hai vinto tanto è normale che ti odino. E ripeto, io quando chiedo nel libro ai giornalisti stranieri, molti consigliati anche da Romeo Agresti, Philip Kessler del Bayern Monaco e compagnia, mi rispondono no, c'è una rivalità massima, mille sospetti, mille battute, ma nessuno può dire di odiare il Bayern Monaco, non un politico, non un magistrato, non un... da noi è sdoganato tutto, ribadisco, quindi, vabbè, scusate la lunghezza perché abbiamo tante cose da dirci, però direi di partire da Romeo. Che non hai, mi aspettavo che facessi un passaggio sulle parole di Marotta riguardanti Cristiano Ronaldo. Vai, partiamo, vai, divertiamoci a caso, andiamo su guardi. Io ne ho trovate un po' delle parole che non corrispondono tanto alla realtà dei fatti, perché... Racconta cosa ha detto intanto Romeo. Racconta, no, lui parlando, credo che sia andato da Wolf, dal podcast, uno dei podcast condotti da, da Fedez, e ha detto Ronaldo non ha portato i risultati sperati, e parola più parola meno ha detto il suo apporto non ha corrisposto alle aspettative che c'erano per il suo arrivo, e insomma il suo tono era questo. Ma io al direttore segnalerei una cosa, che Cristiano Ronaldo alla Juventus ha disputato 3 stagioni caratterizzate da 134 partite e 101 gol. Cioè, il problema è stata la Juventus a non essere all'altezza di Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo alla Juve ha fatto abbondantemente il suo, quindi perfetto, bella questa frase, giustificare la realtà dei fatti. 101 gol in 3 stagioni, in 134 partite, cioè cosa avrebbe dovuto fare Ronaldo da solo? Io credo che il direttore, non sto giustificando niente a nessuno, credo che il direttore fosse la buttasse dal punto di vista finanziario, dal punto di vista prettamente sportivo, avercene giocatori così. Ma allora anche lì è un'analisi superficiale, Igor, perché devi anche dirmi che la Juve con Cristiano Ronaldo ha avuto la sfortuna di avere per un anno e mezzo gli stadi chiusi. Gli stadi chiusi. Dicendo, no, ti sto dicendo proprio questo, cioè supportavo quello che dicevi te, aggiungendo anche che tutto quello che abbiamo ottenuto l'abbiamo ottenuto in una situazione storica difficilissima, no? Non ci fosse stato il Covid, forse staremmo a dire cose diverse, che comunque mi pare che in una situazione molto difficile abbia apportato e portato, comunque vogliamo parlare di vendere, è innalzato notevolmente, abbiamo aumentato le visualizzazioni in tutto il mondo, quindi anche a livello di marketing sono state fatte delle operazioni che fin prima magari ci faceva un po' più fatica a fare. Quindi io personalmente sono per l'arrivo in Italia di giocatori di quella caratura, sono anche sportivo nel dirti che venissero la Juve, che vengano la Juve meglio, ma che dovessero andare anche in altre società, è bello andare allo stadio e vedere, tornare a vedere i campioni che da un po' di tempo purtroppo in Italia non ci sono più, o comunque a spizzichi e bocconi. Poi, sai, il direttore oggi è anche direttore di un'altra realtà, di un'altra società, quindi lo capisco. Però io per me ragione... ci mancherebbe. Ha ragione Romero, non è... cambiare però la realtà, perché tanti mi... cioè l'opinione sull'acquisto puoi averla come vuoi, che la Juve abbia reso tanto, poco... Come dice Monblano, Cristiano Ronaldo, ha ragione Luca, è il campione dimenticato alla Juve. Cioè Cristiano Ronaldo sembra che sia passato di qua a Snyder. Perché, ma noi abbiamo vissuto un sogno ad occhi aperti, ragazzi. È stato figlio di quel periodo lì. In una situazione diversa sarebbe stato tutto completamente diverso. Peraltro aggiungo una cosa. Aggiungo una cosa sulla storia di Cristiano Ronaldo alla Juve, che non solo, sai che c'è, cioè, che tutti hanno subito detto, io subito ho messo in guardia anche i fratelli juventini dalla scemenza, ora arriva Ronaldo e vinci la Champions per forza, scemenza totale, perché altrove prendevano insieme Neymar e altri 12 da una parte, Neymar, Mbappé, non so chi da una parte, altrove altri 12, e non tutti vincevano, il Real Madrid era eccezionale comunque, il Barcellona, il Liverpool, erano squadre fortissime, ma... ragazzi, basta questa maglia che mi leva 15 anni, che c'ho, non ho capito che devo... Comunque, vabbè, quella Champions, ragazzi, quella Champions pure, a proposito della frase di Romeo molto bella, non è Ronaldo non essere stato la storia della Juve, ma la Juve e Ronaldo. Quella Champions, Ronaldo fa tripletta agli ottavi, gol quarti andata, gol quarti ritorno, e se poi usciamo... ragazzi, non è che si... Con il Lione, l'anno dopo, fa doppietta nel ritorno, e usciamo... Con il Porto gli negano un paio di rigori, ma clamorosi. Qua Max, non siamo 101 gol in
334 partite, è una media mostruosa. Ma secondo me, cioè, l'opinione negativa è anche figlia di quella mentalità che dava per scontati gli scudetti. Quindi no, con la Champions, la Champions, perché il sentimento perché era manca solo Ronaldo per vincere la Champions. Cioè, le vittorie in Italia non contavano più perché vincevamo già, ma non è scontato vincere ogni anno per così tanti anni. Quindi Ronaldo ci ha fatto vincere scudetti alla fine. No, quando un interista tempo dice adesso con Ronaldo sicuramente vincerete la Champions, adesso sono gli anni dell'Inter. L'Inter ha 3 giocatori per ogni reparto, quindi non può non vincere la Champions. Io mi aspettavo il triplete quest'anno, devo essere sincero, che sono fortissimi. È il tripletino, cioè, hanno detto che c'è anche però quello piccolo, cioè che se vinci Supercoppa campionato bravissimo, c'è il tripletino, la fortuna di avere tutto a disposizione. Però voglio dire, hanno 3 giocatori per ruolo, vinceranno il campionato già nel giro di un mese e vinceranno quest'anno, secondo me vincono tranquillamente la Champions a mani basse. Non vedo qua, ma secondo me in Champions, ragazzi, in Champions bisogna fare attenzione, secondo me l'Inter, no, dico scherzi a parte, invece l'Inter secondo me è pericolosa nelle partite secche, se fa fuori l'Atletico ti trovi ai quarti, la puoi beccare chiunque, l'Inter è pericolosa. Lo sto dicendo, Massimo, te lo sto dicendo, dicono tutto questo. Lo so, ma a tutti gli juventini che mi dicono speriamo vadano fino in fondo così lo scudetto, dico sì, però attenzione, se vincono lo scudetto è una cosa, e vabbè, ce ne faremo una ragione, c'erano 80 meno di noi, di cui la metà a tavolino, ce ne faremo una ragione. Vincono la Champions, diciamo, no? Puntiamo alla Superlega. Di Francesca. Ma scaramanzia a parte, siete tutti convinti che l'Inter vincerà lo scudetto? Certo. Che domanda. Certo. Stiamo gufando, vero? Anche 10 punti. Anche da ottobre che l'ha vinto. Ha vinto ottobre, l'ha vinto ancora. Secondo me a breve, soprattutto uno scontro diretto, vanno un po' via. E là voglio vedere le dirette qua anche, il clima degli juventini a meno 8, a meno 9, a meno 10. Voglio vedervi qua, io ragazzi, voglio vedervi qua. Dai, andiamo, allora, questa cosa, no, è molto bravo Romeo, me l'ero scordata questa di Marotta, secondo me fai bene, sai cosa, io dico sempre una cosa, che la verità, come dire, non fai mai male a dire la verità, poi il dibattito è molto divertente, se qualcuno dice ora Allegri, Vlahovic, tu lo sai Romeo, lo dico a tutti voi, che tra gli juventini da ieri ci abbiamo di nuovo, quelli che dicono, ah ma voi volevate cedere Vlahovic e ci sta trascinando lui, così... E gli altri che ti dicono, ma allora Allegri, senza Allegri, con Allegri, Allegri ci sta portando, perché in tutto, no? Se non siamo imbecilli tra noi, noi che gusto ci abbiamo a dire, che bello, Vlahovic sta dando tutto, sta ricominciando a segnare come si deve, e la Juve finalmente sta ridando come dove... No, non si può fare questo. O vedi che Allegri prima non valorizzava Vlahovic e ora non sa perché lo valorizza, oppure gli altri. Vedi che ora che Vlahovic finalmente fa il suo, niente, non c'è modo di godersi i momenti, vabbè, comunque andiamo, dai, anche ieri è successo di tutto, ragazzi, in campo e fuori. Peraltro, allora a sto punto entriamo in clima di ieri, ma è capitato anche a voi, ragazzi, in timeline dei vari social, di beccare mille interisti che prendevano in giro Consigli mettendo in dubbio la sua buona fede ieri, il portiere del Sassuolo? Ma chiunque, no, ma questo perché mi fa ridere, perché poi c'è qualche juventino magari che crede, povera Inter ormai, cioè che ne parlano tutti troppo, così, vedi che loro adesso stanno, anche qualche fratello, no, che invita, dice non parlare di arbitri, che vedi ora finalmente, dice, loro stanno parlando di campo, non capite nulla, loro non parleranno mai di campo, se sono primi, soli e vincono ovviamente c'è solo il campo, ma se no non è mai campo, cioè per loro è bastata una partita con 0 errori arbitrali, finita 3-0, il giorno dopo sono compatti, ma sapete che vuol dire? Tutti, ne avrò letti 500, che il Sassuolo si scansa, non ve lo scordate mai. Qual è il contorno? Dai, andiamo a ieri, un attimo di campo e poi le parole di Allegri. Oppure anzi, parole di Allegri. Voglio sapere da tutti, e mi tengo in fondo Romeo Agresti, se Allegri l'ha fatto apposta, non l'ha fatto apposta e se ha fatto bene. Parto in giro come vi vedo io su StreamYard, Nicole, Francesca, Igor, Giuseppe e Romeo. Nicole. Ma secondo me ha fatto bene. Intanto ha gasato tutti i tifosi, secondo me sia i pro Allegri che gli anti Allegri. E poi è un umorismo sottile, cioè nel senso, lui ha questo suo modo di esprimere, di mandare frecciatine che a me piace perché non è proprio diretto, però sai che fa arrabbiare gli altri, mette pressione anche sugli altri, quindi è anche una strategia comunicativa e sinceramente a me è piaciuta tanto. Poi, cioè, voglio dire, riferimento ai ladri non è per dire che l'Inter sta rubando, cioè questo, vabbè, l'ho sentito dire, però non si può dare la colpa ad Allegri se uno pensa questo, ecco. Allora aspettate,
Chiedo a Francesca, però le chiedo di aspettare un secondo, perché secondo me va fatto il sondaggio, che non è se ha fatto bene o no, perché già vi leggo tutti scatenati dicendo, anzi doveva dire Allegri voleva fare quel riferimento o no? Sì, no, 2 minuti da adesso. Vai Francesca, voleva... Cioè, cosa? Gli hanno fatto proprio la domanda sulle parole di Marotta, Marotta continua a fare riferimenti, lui giustamente ha detto la sua. Vai, ma secondo me lui non aspettava altro, secondo me, cioè lui sappiamo le sue doti comunicative, poi è un toscano quindi ha uno humor innato. Sì, che non fa ridere neanche col solletico, cioè il 99% neanche col solletico fa ridere i toscani, vai avanti. Quindi, visto che lui non fa mai nulla a caso... Tanto più ieri non l'ha assolutamente fatto a caso, non aspettava altro, forse non si aspettava che gliela facesse proprio ieri Giorgia Rossi, però non aspettava altro e l'ha fatto apposta. Guardate, intanto state vedendo come va il sondaggio, state votando in tanti, già più di 300 in pochi secondi, per ora 65% voleva, 35% non voleva, vediamo, io non credo volesse, però chi lo sa. Igor, Giuseppe e Roberto. Io i toscani li conosco abbastanza bene, li frequento sicuramente. Tu li conosci, sì. Aspetta, secondo te voleva, tu che sei toscana, voleva fare la battuta oppure... E mandacela qua. Vieni, c'è una toscana in casa. Faccela vedere. Bella, poi i bornesi fanno. Vieni qua, dillo qua. Senti. Aspetta, anche se abbiamo la toscana in casa. Linda Collini, ragazzi. Ciao. Ciao. Voleva o non voleva? Che li conosci? La voleva fare, ma in maniera furba. I livornesi si dice un po' Arlecchino si confessò burlando. Ecco. Sai che abbiamo ritirato. Non male questo. Ciao a tutti, buon lavoro. Non male questo intervento, quindi Igor, sei d'accordo? È così, tu prendi il io vado contro la mia compagna, sono d'accordissimo. non si può mai. Vai, allora Giuseppe, dici anche la tua. Ma sì, secondo me si è innescato questo gioco fra Allegri e Marotta, Marotta e Allegri. È chiaro che questa cosa qui adesso, diciamo, prevederà una controrisposta, perché a Marotta gli porranno la domanda sulle parole di Allegri. È un giochino che andrà avanti, è una strategia di comunicazione alla fine molto intelligente, perché come diceva Nicole, diciamo, tiene insieme le due fazioni, degli allegrani e gli anti-allegrani, e anima il dibattito da qui, ancor più da qui fino allo scontro diretto, dunque da qui fino alla fine del campionato. Hanno rovinato questo paese. Vado da Romeo, io dico una cosa per darti la parola, sicuramente i toscani hanno rovinato questo paese, sapete, no? Pietro Sermonti, Stanislao Rosselli, in Boris, ricordo a tutti, lunedì 18:15 via Nazionale, spero che Giuseppe Alberto Falci ci sarà, 18:15 cosa? Spero di esserci. Via Nazionale con Pietro Sermonti, ragazzi, la libraccio di Via Nazionale qui lunedì 22 gennaio alle 18:15, ci divertiamo molto, io faccio fare a lui lo show, non dirò nulla. Romeo, io dico solo una cosa, se voleva farlo lo ha fatto perfettamente, cioè che non si capisce minimamente, se lo riguardi anche, se avesse detto ma come guardi i ladri, io avrei detto penoso, fai questo riferimento, fai pena, perché veramente non devi dare, così veramente non si capisce, lui dirà sempre che sia vero o no che non l'ha fatto apposta, ed è impossibile contraddirlo. Vai Romeo, la tua. Come dici tu, però finalmente una battuta all'Allegri 1.0, io l'ho detto tante volte, perché io Allegri professionalmente l'ho vissuto, non lo so quante conferenze stampa avrò fatto con lui, è cambiato Allegri in questa stagione, non sorride più, non fa più battute, è molto concentrato, è molto serio anche in ogni argomentazione. È uscita una battuta in pieno stile Allegri 1.0, quando in ogni conferenza, in ogni intervista ci regalava un titolo, è stato geniale, ieri è stato oggettivamente geniale. Io ricordo, quindi è voluta a me. Per me Allegri, sì, dai, su, uno come lui ai tempi anche comici, poi ti dirà che ovviamente no. Ai tempi comici perché è toscano, no? Io i toscani li apprezzo molto, quindi ieri è stato geniale. Io ricordo due battute da quando è tornato la Juve Allegri geniali, questa è quella della cravatta nella passata stagione, riferendosi all'avvocato del Napoli. Quella sicuramente era voluta. Cioè, ne ha fatte due... Due geniali. Sì, sono due titoli veramente... Però, sì. Allora, aspetta, arrivo Igor da te.
Aspetta Igor, arrivo a te perché ti faccio un'altra osservazione. Quella però, e a Igor da attore ci può dire meglio di tutti se sta recitando o no, secondo me lo capisce meglio di noi, ora voglio sapere anche questa tua interpretazione, però quella Romeo la calca la mano, la dice e la ridice, no? Per farsi sentire anche arrabbiato lì. Perché esatto, la vuoi fare, quindi va liscia, che all'inizio io non capisco, poi dico ma ha detto ladri, ma cioè, non so, Igor, dici la tua anche da professionale. No, io allora, adesso sono serio e ti dico, mi piace anche pensare che dietro ci sia uno staff con una strategia ben chiara, cioè la Juventus, vedi che pian piano, lo dico da tifoso, vedo che pian piano sta risorgendo in qualche modo, no? Nel senso, abbiamo avuto questi due anni veramente molto molto difficili, una società che a un certo punto ha cessato di esserci ed è entrata una nuova, e oggi secondo me sotto tanti punti di vista la Juventus sta tornando ad essere una società di assoluto valore, e probabilmente lo si vede anche in queste situazioni qua. Mettici che hai un Favino, è il Favino degli allenatori, perché secondo me è stata una battuta assolutamente recitata, però recitata molto bene, nel senso che se lui domani mattina dovesse rispondere per l'ennesima volta a Marotta o chi per esso dicendo no signori mi è uscita così, l'ha interpretata veramente molto bene, perché come hai detto tu sono piccole sfumature, no? Cioè avesse detto guardi è ladri marcando qualcosa, no sarebbe stato stucchevole, sarebbe stata stucchevole, invece lui l'ha fatta andare en passant, no? Ha detto no, la situazione guarda è ladri eccetera eccetera, come se fosse uscita così dal cuore. Sì, è un istintivo, è un toscanaccio, e quindi sai, chiaro che è come diceva giustamente Beppe prima, comunque Igor, questo è anche un passaggio comunicativo dove certo, ce lo trascineremo fino a fine stagione. Però Romeo, diciamo la verità, quanto bella è questa partita di padel tra Marotta, Allegri? Cioè, sono le prime due in classifica, nulla è scontato, il fatto che ci sia, io ho fatto anche la soppopera, è una soppopera. Il rimbalzare, il tornare sull'argomento, il ti amo, parti da Cuceglio per arrivare a Torino per dire ti amo, quando invece al cinema basta guardarsi negli occhi e scatta il bacio, sono delle dinamiche dietro che sono veramente eccezionali, io da tifoso, da amante del calcio me le sto godendo, quindi ben venga, speriamo che Marotta risponda, speriamo che ci sia una controrisposta, sono loro due lì in cima, stanno facendo un campionato a sé e speriamo che vada avanti così per un bel po'. Qualcuno citava qui, e anche sui social l'ho visto, Prisco, Peppino Prisco. Io su una cosa sono d'accordo, e anche quella l'ho scritta, ma non in questo libro. Come vedete non faccio solo pubblicità a questo libro, ma comprate gli altri, lo trovate. No, però scherzi a parte, l'ho scritta in altri. Cioè che Prisco, che per me va benissimo, le battute che fa, ma ripeto, prima di questa frase di Allegri l'ho detto, lui passa per aver fatto battute sempre innocue. Ti dicono belli i tempi di Prisco, in cui lui sapeva, come dire, non ferire, non andare su... Cioè le battute di Prisco, noi sorridiamo perché calcio non ce ne può fregare di meno e fa bene, e sicuramente la persona era di spirito e di qualità, questo è fuori discussione per questo. Ma le battute di Prisco, se le prendete così, cioè non fanno, cioè se le facessero Juventino sull'Inter non li farebbero ridere minimamente, si lamenterebbero tutti i giorni, sapete la più famosa è quella delle dita, se do la mano milanista ve la lavo, lo Juventino mi conto le dita, e sono tante così, sui furti, sulle... Cioè, per carità, per me va benissimo, non c'è problema, però rimane il solito discorso della disparità, quindi boh, non lo so, e vabbè, comunque dai, andiamo un attimo, quindi no, allora tutti d'accordo che l'ha fatta apposta? Non pensavo, sai, io ho dei dubbi. Ma io non sono convinta che l'abbia fatta apposta, gli può essere anche venuta sul momento, non lo so, non sono così convinta, però è bello il rovesciamento della similitudine di Marotta, no? Cioè è bello il fatto che proprio abbia risposto a Marotta. Quindi questo scontro comunicativo esalta un po' tutti, secondo me. Perché Marotta è un genio anche lui della comunicazione. Tanto tra due persone che si stimano profondamente, che hanno un'amicizia. Però Romeo, mi sa che dall'anno scorso, da quella Coppa Italia... No, quel famoso dopo la partita, sì, lì ci fu molto, molto saluna San Siro, anche da quello che mi risulta. No, la stima non decade, no? La stima non però, decade, però dai, c'è stima tra i due... ma secondo me ora... Sai che ora non lo so più se in questo momento non c'è una... Per un momento in cui, secondo me, Marotta se lo sarebbe portato via in tempo zero. Quindi... Ah, ma tuttora in futuro Allegri è un candidato, secondo me, anche ad altre panchine di questo livello. Ovviamente. Guarda, Allegri ha la capacità di spezzare il pubblico, anche quello non juventino. Nel senso che molti tifosi dell'Inter, del Milan, mi dicono Allegri lo porterei via subito. Altri invece ti dicono assolutamente no. Quindi, siccome ha spaccato per anni anche noi, di Allegri, di contro Allegri, e tuttora poi sono spariti gli Allegri out, sono riemersi un pochino di Allegri tutta la vita, eccetera. Però spacca anche la tifoseria avversaria, quindi un personaggio che comunque
il calcio ci sta bene, ci sta ad hoc, quindi io sinceramente tanti complimenti a Mourinho, perché è bravo anche a livello comunicativo. Allora ragazzi, 50, poi vabbè, l'indignazione pubblica dell'Inter, qualcuno ha detto giustamente, è una frase geniale, ma dice quello che la rende memorabile, l'indignazione clamorosa degli interisti che si indignano per tutto, ma poi però invece loro possono dire pure che il portiere avversario si è scansato, vabbè, ma comunque dai, poco ci interessa.